Allora riprendiamo con un po' di ritardo anche sul break e riprendiamo con la relazione che è un po' il clou della nostra, del nostro convegno, perché su questo noi basiamo un po' la nostra convinzione che sia necessario ribaltare un po' la prospettiva in cui, con la quale si affronta il problema della spesa pubblica. Partendo dall'efficienza e dalla trasparenza delle amministrazioni locali, che sono quelle anche più a contatto con il territorio, quelle che vengono più controllate sul campo da parte dei cittadini e che comunque possono affrontare dei problemi meno complessi sicuramente di quello che viene fatto a livello centrale. Probabilmente, noi siamo convinti che partendo da queste unità periferiche si possa poi arrivare a cambiare anche quella famosa mentalità di cui parlava anche il professor Giarda e il professor Poconovo a livello centrale, cioè cambiare proprio un po' la visione dell'amministrazione pubblica in generale, anche a livello nazionale. La relazione è stata fatta e verrà spiegata dal professor Giovanni Valotti e dalla professoressa Greta Nasi. Giovanni Valotti è professore ordinario di economia dell'azienda e delle amministrazioni pubbliche all'Università Bocconi, di cui è prorettore per le relazioni istituzionali. Ha collaborato con i ministeri della pubblica amministrazione e con numerose commissioni e comitati nazionali e internazionali per il cambiamento della pubblica amministrazione, quindi direi che è proprio sulla materia. La professoressa Nasi è docente associata all'Università Bocconi nel Dipartimento delle Politiche e del Management Pubblico. È autrice di numerose pubblicazioni sulla contabilità e il management dell'amministrazione pubblica ed in particolare sulla misurazione dell'efficacia degli interventi organizzativi sull'economia pubblica. Prego, professor Valotti. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, io cercherò di fare una piccola cavalcata in un tentativo di illustrazione di un possibile modello di valutazione dell'efficienza della spesa nelle amministrazioni pubbliche, e partendo da una convinzione, cioè se ci chiediamo cosa si può fare, la risposta è, dal mio punto di vista, moltissimo. Cosa è stato fatto finora? La risposta è purtroppo molto poco. Cosa possono fare i commercialisti, dottori o ragionieri? A mio modo di vedere, molto. Quindi io vorrei cercare di ragionare con voi una logica un po' meno di sistema, un po' meno macroeconomica, partendo dalle singole amministrazioni, quindi partendo dagli oggetti che anche voi conoscete meglio, che sono poi le aziende private o pubbliche che siano. Allora, il punto di partenza, vediamo se riesco a far funzionare. Punto di partenza, c'è sicuramente un tema di dimensione della spesa pubblica in Italia e questo, comparata a quella di altri paesi, purtroppo è gravata da una dimensione del debito pubblico che è anomala, ma la spesa pubblica in Italia non è così anomala se comparata a livello assoluto a quella dei paesi europei. Quello che cambia molto è la qualità della spesa. Allora lo dico nei termini più concreti possibili. Quanto rende un euro di spesa pubblica? Cioè quanto produce un euro investito in spesa pubblica in termini di quantità di servizi e qualità di servizi? In questi confronti noi siamo drammaticamente perdenti. Quindi nazioni, ad esempio, evolute del nord Europa, prendete la Svezia, la Danimarca, la Norvegia, spendono rispetto al PIL più di noi per spesa pubblica, però hanno un livello di servizi molto più alto del nostro nel settore pubblico e qui secondo me sta la differenza. Allora c'è un tema di qualità della spesa oltre che di quantità della spesa. L'approccio può essere quello che ci è stato descritto nella prima parte della mattinata, secondo me necessario, ovvero dei tentativi di razionalizzazione della spesa, anche se i grafici che ci ha illustrato il professor Giarda, poi i commenti del dottor Giampaolino, che per tantissimi anni ha avuto una grande responsabilità sul governo della spesa nel nostro paese,
mi rendono un po' poco fiducioso che gli interventi di sistema di per sé possano bastare. Allora, serve la spending review? Io mi auguro che continuino gli interventi di spending review. Devo dire che in altri paesi la spending review è fatta da tanti anni e molto più, con più decisione rispetto al nostro paese, nonostante lo stato delle finanze pubbliche sia migliore. Qua guardate, sono gli obiettivi di spending review per il 2013 del governo inglese: 376 bilioni di sterline di spesa da recuperare. C'è una differenza fondamentale tra il governo inglese e la tradizione dei nostri governi, di qualunque colore si siano, che il governo inglese trimestralmente rendiconta sulla spesa effettivamente recuperata, cosa che noi non abbiamo l'abitudine di fare, e quindi forse sono stati negli anni più gli annunci dei tagli di spesa che, come hanno dimostrato i grafici di Giarda, i tagli di spesa effettivi. Però io vorrei occuparmi oggi con voi del secondo tema che secondo me è fondamentale, che è la cosiddetta dimensione aziendale. Io credo che non ne usciamo se non attraverso un'azione capillare di responsabilizzazione di ogni singola amministrazione. Non ne usciamo immaginandosi che dal centro si possa condizionare l'operato del piccolo comune di periferia, che nel momento in cui si vede il blocco degli stipendi o degli organici, cosa fa? Esternalizza i servizi. Quindi è chiaro che non assume più persone, è chiaro che la spesa personale cala, è altrettanto chiaro che la spesa pubblica complessiva è stata trasferita dal comune a una società controllata o a qualche altro soggetto, e quindi il risultato netto sui saldi di bilancio poi è pressoché zero. Io credo che bisogna accompagnare l'iniziativa di spending review a livello generale con un'iniziativa puntuale e capillare sulle singole amministrazioni, cosiddetta dimensione aziendale della spesa. Questo per un motivo molto, molto importante, che in realtà non c'è la pubblica amministrazione in Italia, ma ci sono le pubbliche amministrazioni. Quindi il dato più clamoroso è la disomogeneità del settore pubblico. Faccio vedere alcuni dati, ma non ho il tempo di commentarli. È la distribuzione dei dipendenti per comparto: 1 milione nella scuola, 682.000 nel servizio nazionale, 500.000 nelle regioni autonomie locali, 320.000 nella polizia. Ecco, sono tutti comparti allo stesso livello di efficienza? Secondo me no. E questo è un primo punto. Secondo punto, guardate, questo è il rapporto percentuale dei dipendenti pubblici sul totale della popolazione occupata in Italia, e questa è la classifica per regione. Vedete, andate dal 12, quasi 13% della Calabria al 6% della Lombardia. L'incidenza della spesa è molto variabile su base territoriale. Terzo punto, guardate, questa è un'indagine che è stata fatta dalla conferenza delle regioni e ripresa da qualche quotidiano economico quest'anno. Questa è una rappresentazione delle regioni in Italia, e indice discutibile, ma non ragioniamo sulla qualità dell'indice, ma solo per far capire le differenze. Assunto a riferimento la situazione della regione Lombardia, e quindi assunto a riferimento il dato relativo al rapporto tra dirigenti e popolazione in regione Lombardia o tra dipendenti e popolazione in regione Lombardia. Cioè, fatto base zero questo, come cambiano i rapporti nelle altre regioni? Allora, in regione Lombardia, come vedete, ci sono 256 dirigenti, scusate, non leggo fin là, sì, 256 dirigenti. Se io applicassi lo stesso rapporto che c'è tra dirigenti e popolazione in Lombardia, in una regione come il Lazio, nel Lazio ci dovrebbero essere 148 dirigenti, ad oggi ce ne sono 281. Ma anche se io prendo il Veneto, in Veneto ci sono 221 dirigenti, ce ne dovrebbero essere 128. Si può discutere che il fatto del rapporto popolazione dipendenti dipenda dalla densità di popolazione, insomma sulla qualità statistica di questo dato, ma questo non è finalizzato a fare un ranking tra le regioni, ma è finalizzato a rappresentare la disomogeneità. Non a caso in questa piantina non sono rappresentate le regioni a statuto speciale, perché vi posso citare un altro dato: 20 anni fa in regione Lombardia, prendiamo in regione Toscana, 20 anni fa i dirigenti erano 450,
oggi sono 140, ok. Nello stesso periodo, in Regione Sicilia, negli stessi vent'anni, in Regione Sicilia c'erano 2.000 dirigenti, oggi ce ne sono 2.200. Di nuovo, non è un discorso nord-sud, non è un discorso di classifica, ma bisogna prendere atto delle differenze che ci sono nel nostro paese, non semplicemente da regione a regione, ma da amministrazione ad amministrazione. Questo è un punto di partenza che non si può ignorare. Qui altri indici, guardate, dipendenti per 100.000 abitanti, dai 34 della Lombardia ai 74 della Toscana, ma viceversa dirigenti per 1.000 abitanti sono 57 in Toscana, 58 in Lombardia e 130 in Lazio. Potrei continuare con tantissimi numeri, semplicemente il punto è, se la disomogeneità è questa, difficile rivedere la spesa senza un'azione che parta dal basso, ovvero dalla responsabilizzazione delle singole amministrazioni, a partire da quelle meno efficienti, perché il tema dei tagli centrali di spesa è di penalizzare ovviamente chi ha meglio amministrato negli ultimi anni. Allora, come? Cosa bisogna fare? A nostro modo di vedere, queste sono poi le proposte che noi facciamo a valle della ricerca che abbiamo condotto. Servono tre o quattro cose. In primo luogo ci vuole un modello di valutazione della performance dell'ente pubblico. Cioè, come faccio a esprimere un giudizio sul fatto che un ente pubblico è bene amministrato o male amministrato? Ovvero che sta sprecando risorse pubbliche o le sta usando bene, che sta migliorando o peggiorando il suo livello di efficienza. Se voi andate sul sito di qualunque amministrazione pubblica oggi in Italia, anche le più evolute, da tecnici qualificati quali siete voi o da normale cittadino, quale può essere chiunque in Italia, non riuscite a recuperare nessuna informazione comprensibile innanzitutto, attendibile in secondo luogo in merito. Quindi serve un modello di valutazione, serve un'azione di spending review non semplicemente dal centro ma che parta dalla singola amministrazione e di cui sia responsabile la singola amministrazione. Serve un sistema di misurazione dei risultati. Io qui faccio veramente un accorato appello a voi che siete i maestri della misurazione e che quindi di queste cose dovreste, come dire, diffondere il verbo dentro le amministrazioni, in cui molti di voi tra l'altro ricoprono ruoli operativi nei collegi dei sindaci o in altre posizioni. E infine c'è un tema delicatissimo di cui parlerà la mia collega, che è il tema della trasparenza sui risultati. Questo secondo me è un tema chiave. Oggi c'è una nebbia assoluta in Italia sui risultati della pubblica amministrazione, non si può giudicare come stanno andando per davvero. Parto dal modello di valutazione. La prima cosa a cui dobbiamo dare risposta è come facciamo a dire che un'amministrazione pubblica sta andando bene o male. Scusate, uso delle parole un po' meno formali degli interventi che mi hanno preceduto, ma devo dire anche per umana pietà nei vostri confronti, essendo alle 12:10, capisco che il livello di attenzione sia decrescente al passare dei minuti. Però vi faccio vedere questa cosa, che è la nostra proposta operativa. Per rispondere alla domanda quando un ente pubblico va bene o male, noi crediamo sia necessario tenere conto di queste dimensioni. La prima è il grado di attuazione della strategia. Il grado di attuazione della strategia è una cosa molto concreta. Quali sono i progetti qualificanti di un mandato? Quali sono i progetti qualificanti del sindaco Pisapia che ci sarà oggi pomeriggio? L'area C è un progetto qualificante, la realizzazione dell'Expo è un altro progetto qualificante. Bene, mettiamo in fila per progetti chiave gli impegni delle amministrazioni e monitoriamo puntualmente i tempi di realizzazione e i costi di realizzazione di questi progetti. Oggi questo non si fa e oggi questo secondo me è un grande vuoto nella valutazione dell'azione di queste amministrazioni. Secondo punto, il portafoglio servizi. Vado velocissimo, poi li riprendo. Il portafoglio servizi è molto banale, è come il menù del ristorante. No, dice, qual è l'offerta di un comune, di un'azienda sanitaria, di una prefettura, di un ministero, ok? E quali sono gli standard a cui quell'amministrazione si impegna a garantire l'erogazione di questi servizi? Lo stato di salute, l'abbiamo chiamato un po' enfaticamente così, lo stato di salute è quanto l'ente si impegna per garantire nel tempo la sostenibilità
delle strategie e la produzione di quei servizi di cui parlavo prima. Allora, i bilanci in ordine sono una condizione. No, io posso fare tante opere pubbliche, ma se alla fine il mio livello di indebitamento ingessa i bilanci per i prossimi 20 anni perché gli oneri finanziari mi uccidono la spesa corrente, scusate, parlo un po' di cose tecniche, ma voi siete tutti esperti, è come quando un'impresa si indebita troppo, prima o poi dei problemi ce li ha. Allora, riesco a fare progetti importanti garantendo un buono standard di servizio, però tenendo i bilanci in ordine, sviluppando l'organizzazione, investendo sulla modernizzazione, investendo sull'informatica, facendo crescere il personale e non da ultimo sviluppando le relazioni con le altre amministrazioni e con le imprese. Quarto punto, gli impatti, quello che gli inglesi chiamano outcome. Questo è il grande vuoto di valutazione del settore pubblico in Italia. E anche qui vi faccio un esempio concreto per farmi capire. Quando in Italia si vuole valutare la qualità degli interventi sulla viabilità, se guardate nei programmi o nei documenti di rendicontazione, si va a misurare la durata media della procedura di affidamento dei lavori. Quindi quanto è durata la procedura di appalto? 3 mesi? Benissimo. Se la facciamo in 2 mesi, meglio. In Francia si va a misurare il costo per chilometro quadrato asfaltato. Quanto mi è costato asfaltare 1 chilometro di strada? Se ho ridotto del 10%, ho fatto bene. In Inghilterra si vanno a contare i morti sulle strade. Allora, capite la differenza. In Italia siamo ancora a un'idea della misurazione dei risultati, che è molto sui processi e sui procedimenti. Nei paesi in cui i sistemi di misurazione sono più avanzati, si va a valutare l'impatto finale di una politica. E l'impatto finale di una politica di viabilità è la riduzione è l'aumento della velocità commerciale nel centro cittadino, è la riduzione degli incidenti stradali, è qualcosa del genere, l'effetto in termini di beneficio che io ho da quella politica. Sulla colonna vedete il benchmark, anche qui è un grande problema del nostro paese. Il nostro paese, proprio perché è così diverse le amministrazioni, allora si dice: io è inutile che mi confronti perché confronto mele con pere. In realtà non è vero, in tutte le amministrazioni io non sono d'accordo nel confrontare tutti i comuni tra di loro, perché sono 8.000 cose molto diverse, ma per gruppi omogenei di amministrazione i confronti sono molto utili e tutte le volte che sono stati fatti hanno aiutato le amministrazioni a migliorare la loro performance. E infine sulla colonna trovate l'integrità, che è un altro piccolo grande problema che è il nostro paese. Un'amministrazione alla fine è anche ben gestita quando non ha scandali, quando davvero persegue l'interesse generale, quando non fa favoritismi, quando non fa raccomandazioni, quando. Operativamente, ma vado molto di corsa, scusatemi perché ho poco tempo, queste cose possono essere, con una brutta parola, operazionalizzate. L'attuazione della strategia non deve diventare un documento di 50 pagine in PDF, in Word, pubblicato sul sito dell'amministrazione, se no non stiamo facendo valutazione della performance. Deve diventare una barretta, come c'è nei siti internazionali, di stato di avanzamento della strategia. Sono al 75%. E poi ti spiego perché, magari cliccando sulla barretta invece che scaricandomi un PDF. Guardate, questi sono un po' di esempi internazionali che trovate nella ricerca. Questi sono la città di Washington. Guardate, queste sono le principali politiche attuate nella città di Washington. Per le grandi aree, guardate lì, c'è la sanità, c'è il trasporto pubblico, c'è l'educazione, via dicendo. I colori non sono casuali, perché i quadranti verdi sono le politiche che stanno producendo effetti finali in linea con quanto previsto dall'amministrazione. Quelli gialli sono quelli che stanno andando così così, e quelli rossi sono quelli che hanno ritardi o costi superiori a previsto e che sono disponibili sul sito. Se voi cliccate su quel quadrato, andateci, no, non è una simulazione, è il sito esistente, andateci e trovate l'elenco dei programmi che non stanno performando come previsto e vi viene spiegato il perché e soprattutto quali sono le azioni di recovery, cioè quali sono gli interventi programmati per recuperare il ritardo, per ridurre i costi che sono cresciuti o per migliorare la qualità che è peggiorata. Non a caso a fianco ci sono anche le facce delle persone responsabili di questo programma, che è un po' un metterci la faccia sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male.
e quindi a sua volta la faccia può essere rosa o rossa a seconda dei risultati della performance. Guardate, qua sono il portafoglio servizi, su portafoglio servizi, ecco, i servizi stanno performando secondo gli standard previsti e qui, guardate, è molto semplice, molto facile farlo. È molto facile farlo. Basta individuare 4 indicatori, uno di quantità, quanti servizi erogo, uno di qualità, uno standard di qualità, uno di efficienza, quanto costa, quanto tempo, e uno di customer satisfaction. Sono soddisfatti i miei utenti dei servizi che erogano. Barometrini, quadratini, faccine, adesso forse sono passate un po' di moda le faccine perché cambiano i governi, usate i barometri, usate gli elefanti, usate le vele, usate quel diavolo che volete, usate una cosa che si capisca, usate una cosa che, dico sempre io all'amministrazione, qualcuno mi ascolta fortunatamente, usate una cosa che io con immediatezza vedo se sei sul verde, sul rosso, sul giallo e quindi capisco come sta andando. Vado veloce, velocissimo. Questo è il comune di New York, per fare un altro esempio. Questa è la torta dei servizi erogati dal comune di New York. E di nuovo, il verde sono i servizi sopra standard. Il giallo sono i servizi che sono sotto standard entro il 10%. Il rosso sono quelli che stanno andando molto male. E la fettina grigia sono quelli di cui non si hanno informazione. Porrei l'attenzione su un punto. Se io vado sul sito del comune di New York, vedo questa torta. Non vedo il bilancio consuntivo del comune di New York, è chiaro? E posso dare un giudizio su quell'amministrazione. Attenzione, se la torta fosse tutta verde, come i bilanci di mandato delle nostre amministrazioni, il sindaco di New York, che poverino è stato appena eletto, si dimetterebbe il giorno dopo, perché avrebbe mentito agli americani. Okay. Ci vuole tanto per fare questo tecnicamente? Ci vuole la volontà di farlo, un'idea diversa del rapporto tra la politica e il cittadino, un'idea diversa delle responsabilità del management dentro queste amministrazioni. Lo stato di salute, qui salute finanziaria e organizzativa delle relazioni, vado velocissimo. Salute finanziaria, mi insegnate voi, equilibri economico-finanziari, l'andamento delle entrate, l'andamento delle spese, meglio sarebbe dei costi, la situazione del patrimonio e il grado di indebitamento. Sono indici facilmente reperibili, ma oggi difficilmente reperibili se non nei conti consuntivi, difficilmente leggibili da un normo professionista non esperto di settore pubblico. E anche qui c'è molto da fare. La salute organizzativa, le caratteristiche del modello organizzativo, caratteristiche del capitale umano, l'investimento in formazione, il benessere organizzativo, le pari opportunità, l'investimento in ICT. E anche qui ci sono tanti esempi, non ho tempo di farli. Questa è la Generalità della Catalogna in Spagna, che fa analisi periodiche sul livello di professionalità, sull'andamento qualitativo del personale, sul livello di benessere all'interno delle organizzazioni. Sono cose che si fanno da tanto tempo. Le relazioni, il coinvolgimento degli stakeholder nei processi decisionali, il coinvolgimento degli stakeholder nella produzione di servizi. Non da ultimo, guardate la fiducia verso l'ente. In molti paesi evoluti c'è una misurazione periodica di quanto i cittadini si fidano dell'amministrazione, cioè quanto ritengono che l'amministrazione sia ben gestita, ben amministrata, non ci siano ruberie, faccia l'interesse davvero di tutti oppure no. Ecco, questo barometro della fiducia in Italia, diciamo, non è rilevato. Infine gli impatti, quali sono gli impatti? Quindi quelli che chiamano gli inglesi outcome. E anche qui guardate questo è il sistema di trasporto pubblico in Inghilterra. E qui di nuovo, quando gli inglesi vanno a valutare il sistema di trasporto pubblico, vanno a vedere quanti cittadini utilizzano i mezzi pubblici, vanno a vedere quante auto private per cittadini residenti ci sono. Vi do un dato su tutti, a Milano sono esattamente 2,5 volte quelle oggi circolanti a Londra o a Parigi. Vanno a vedere qual è il grado di soddisfazione degli utenti del servizio della metropolitana, del bus o di qualunque altro mezzo di trasporto. Cioè vanno a valle dei procedimenti a vedere veramente come vanno le cose. Infine i confronti. I confronti sono molto importanti perché permettono di posizionare in termini relativi un ente. E io dico sempre anche agli enti, se tu sei un ente bene amministrato, hai un interesse a confrontarti. Certo che devi scegliere i confronti credibili, cioè se tu sei l'ospedale Sacco di Milano e ti confronti con l'ospedale del Burkina Faso,
probabilmente dal punto di vista della ricerca, del livello delle prestazioni assistenziali, sei meglio. Ma non ci fai un figurone confrontandosi con l'ospedale del Burkina Faso. Se tu sei l'ospedale Sacco di Milano e ti confronti con la Mayo Clinic, piuttosto che con il Johns Hopkins, piuttosto che con primarie istituzioni internazionali, magari su qualche cosa sei meglio tu, su altre cose sei perdenti, ma stai facendo un confronto utile per te, per apprezzare la tua performance, e in qualche modo ti rendi credibile agli occhi di chi ti valuta. Quindi io credo che i confronti siano una cosa molto importante. Guardate, torno un attimo sull'outcome, perché è un mio piccolo pallino, ma credo sia fondamentale. Ieri sera ero un incontro con, non so se sapete chi è, Lord Lawson, che è stato una sorta di capo gabinetto di Margaret Thatcher durante il periodo del governo Thatcher, quindi uno dei, diciamo, la mente della privatizzazione sotto il governo Thatcher. E questo ha detto una cosa che mi colpiva, cioè ha detto ci sono rischi nella democrazia quando la politica e i politici sono valutati sulle intenzioni piuttosto che sugli outcome. E questo, credo, detto da un inglese che ha fatto in 20 anni privatizzazioni di ogni natura, credo ci faccia un po' pensare. Ultimo punto del nostro modello, e cerco di stare nel tempo che mi è stato assegnato. Ultimo punto del nostro modello. Scusate, guardate, questo è il benchmarking, che qui troverete nella relazione tanti esempi. Qui c'è un esempio tratto dall'esperienza australiana. Ad esempio, qui questi sono indicatori, ad esempio, sul numero di violenze domestiche. E sul numero di violenze domestiche in Australia si confrontano i quartieri dello stesso comune, le città tra di loro per omogeneità di dimensione e densità di popolazione, le aree territoriali e via dicendo. Si possono fare questi confronti? Sì. Sono significativi? Molte volte sì, basta scegliere i confronti giusti. Se scegliamo, sono sicuramente significativi. Ultimo punto, ahimè, delicato per il nostro settore pubblico. Un'amministrazione pubblica è ben amministrata anche quando è integra. E integra vuol dire che c'è un vuoto clamoroso nelle nostre amministrazioni sui temi della gestione del rischio. Sapete che la 231, di cui voi siete esperti, non si applica al settore pubblico. Purtroppo non si applica al settore pubblico, ma non è che ha sostituti alla 231, non c'è qualcosa di diverso dalla 231. E quindi la gestione dei rischi è molto debole, l'audit è in molte amministrazioni pressoché inesistente, il sistema dei controlli è spesso burocratico e sulle procedure e non sull'efficienza, e infine c'è un tema di valori e comportamenti dominanti. E in me, io vi faccio vedere questa cosa che poi riprenderà la collega Nasi, se andiamo a vedere le classifiche internazionali, questa è l'Italia, in Europa l'Italia oggi è al 72esimo posto per livello di integrità percepita del settore pubblico, davanti a noi sono paesi come la Polonia, la Romania, l'Estonia, ovviamente la Francia, l'Inghilterra, i primi posti c'è il nord Europa e via dicendo. Quindi il rosso sono i paesi percepiti come meno integri e poi a scalare i colori, quindi anche in questo purtroppo abbiamo di che arrossire. Guardate, questo è ancora più preoccupante, l'andamento di questo indice di corruzione percepita negli ultimi 10 anni, dal 2002 al 2011. Totally clean vuol dire completamente senza corruzione, livello 10. Okay? Quindi vuol dire che questa curva che peggiora, che va dal 2002 a 5.2, al 2011 a 3.9, vuol dire che forse Tangentopoli non è servita abbastanza e abbiamo un problema davvero di gestione dei rischi in senso professionale dentro queste amministrazioni. È tutto un disastro, no? Ho detto all'inizio, ci sono tante cose da fare e si possono fare. Ci sono buone esperienze nel nostro paese, ve ne mostro velocemente 3 o 4. Questa è la Camera di Commercio di Varese, che ha adottato un sistema di misurazione in linea con il modello che vi ho detto. Quelle sono le principali aree di attività della Camera, i blocchi logici sono quelli che vi ho illustrato, il grado di attuazione delle strategie, il portafoglio servizi, lo stato di salute, i confronti, e anche qui vedete ci sono i barometrini, quindi voi potete capire in tempo reale come stanno andando le cose. Ovviamente cliccando sul barometrino vi si apre un mondo fino al livello di dettaglio che volete voi. Si dice, ho un barometro rosso sull'indebitamento, mi si apre la scheda dell'indebitamento e cerco di capire come è costruito l'indebitamento, quanto debito a breve, medio e lungo termine ho, da che cosa è costituito, con chi sono indebitato, ho fatto derivati, non ho fatto derivati, cioè tutte le informazioni che mi servono, a partire però da un'informazione sintetica
e trasparente, e poi su questo insisterà la collega. Guardate, questo è un altro esempio, il comune di Bergamo. Questo è il comune di Bergamo, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Cioè, cantiere per cantiere misura quali opere pubbliche sono in ritardo e quali opere pubbliche sono in linea rispetto alle previsioni. Comune di Cesena, guardate, questo è lo stato di salute, la salute finanziaria, vedete, tutto va bene, loro si sono fatti sottoporre a rating finanziario da una società esterna, salute organizzativa così così, salute sul sistema di partecipazione molto buona, però capite, ad occhio riesco a capire come stanno andando le cose, su questo io mi prometto di insistere molto. Infine il tema del benchmarking, guardate, questa è un'applicazione all'interno del mondo IMSS, ex IMDAP, in cui vedete si fa, loro hanno un indice di produzione che è il numero di pratiche pesato per dipendente, sapete che IMDAP ormai ha 30 e passa mila dipendenti, loro calcolano una produttività per dipendente. Questo è un esempio di come io posso confrontare la produttività per dipendente regione su regione, poi per le diverse province all'interno della stessa regione, per le diverse città all'interno della stessa provincia. Allora il posizionamento relativo su un dato omogeneo che è la produzione per dipendente mi dà tantissime evidenze e informazioni. Vincono sempre quelli di Trento e Bolzano, ma questo è noto, qualche difficoltà in più ci sono sulle altre regioni. Scusate, vado avanti. Se questa è la logica, io credo che ci sia un grande lavoro da fare, e su questo non ci entro perché non ho il tempo, però ve lo accenno. Io credo che ci sia un grande lavoro da fare a partire dalle singole amministrazioni. Cioè, se le singole amministrazioni, grazie a un modello di valutazione che misura quelle cose che vi ho detto, sono in grado di attivare un processo di spending review aziendale. Quindi il Comune di Milano piuttosto che il Comune di Roma, piuttosto che l'azienda sanitaria San Paolo. Okay. Quindi chi amministra, il management, il sindaco, il presidente di questi enti, attiva un programma di spending review che, attenti, la spending review aziendale però fa una cosa importante, mette in collegamento le variazioni di spesa, siano queste in aumento o in riduzione, agli output o agli outcome aziendali. Cioè, attiva una relazione molto diretta tra l'idea, decido di tagliare 10 milioni di euro sull'area della cultura, se io taglio 10 milioni di euro, quante mostre in meno posso fare e che impatto ha questo sulla fruizione del bene cultura per i cittadini di Milano? Quindi questo è esattamente il contrario del taglio orizzontale o del taglio casuale della spesa o del taglio facile della spesa. Il che normalmente porta definito un obiettivo di taglio di spese, io potrei dire un bilancio di 500 milioni e voglio tagliare 50 milioni, definito l'obiettivo 50, questo può comportare aumenti di spesa in certe aree e diminuzioni drastiche di spese in altre. E questo è quello che hanno fatto alcune amministrazioni che sono arrivate, al di là dei vincoli che gli ha dato il governo di turno, a auto ridurre la propria spesa fino al 10% della spesa di parte corrente, in aggiunta ai vincoli imposti centralmente. Però questo richiede un lavoro molto raffinato di misurazione e di valutazione, ripeto, del rapporto tra variazione della spesa e output prodotti. Vado velocemente, infine, evidentemente per far questo, e su questo secondo me voi potreste dare davvero una mano concreta e molto utile all'amministrazione, questo comporta migliorare i sistemi di performance management. Guardate, dove i sistemi di performance management funzionano di più è in quei paesi in cui gli enti hanno autonomia gestionale finanziaria. Quindi io sono un autonomista convinto, essendo aziendalista. Quindi ben venga che il comune debba andare a trovarsi le imposte localmente, perché se risparmia chiederà meno imposte, al principio è facile, l'applicazione difficilissima come dimostra la nostra storia, però se vogliamo responsabilizzare gli enti sulla spesa dobbiamo dargli anche l'autonomia necessaria, quindi gli enti che hanno più autonomia sono quelli che più hanno ridotto la spesa. E l'altra cosa è che bisogna creare, dove non c'è il mercato,
dei meccanismi che gli economisti chiamano di quasi mercato. Cosa sono i meccanismi quasi mercato? Cioè simulare la competizione laddove la competizione non c'è, cioè indurre una pressione sui risultati o sul buon uso delle risorse. Questo si può fare con assessment esterni della spesa o della qualità della gestione, questo si può fare con un benchmarking strutturato e visibile, questo si può fare aumentando la trasparenza. Se io devo mettere sul sito le cose che vanno e che non vanno, una pressione molto più forte a migliorare le cose. Questo si può fare con incentivi agli enti virtuosi, se posso permettermi di dire. Uno dei limiti rilevanti delle riforme del settore pubblico degli ultimi 20 anni è che sono sempre state riforme punitive verso gli enti, cioè che creavano vincoli, non sono mai state capaci di mettere sul tavolo, come invece è avvenuto in altri paesi, premi per gli enti bene amministrati. In Inghilterra la riforma del settore pubblico è stata molto basata su un sistema di classificazione degli enti, per cui l'ente a 5 stelle prendeva più finanziamenti dell'ente a 2 stelle. Ecco, questa logica in Italia è stata dura da interiorizzare. E infine, per me va benissimo, laddove ci può essere concorrenza sui servizi, che sia concorrenza. Cioè aboliamo tutte le forme di monopolio naturale, scusate, di monopolio legale, che non si giustificano dal punto di vista economico perché non sono monopoli naturali. Chiaro, sui sistemi di misurazione io mi permetto, ma sono cose di cui voi sapete bene di ricordare almeno 4 caratteristiche che devono avere le misure. Il primo è quello della significatività. A volte negli enti c'è un eccesso di misurazione, cioè si misura tutto e quindi si hanno poche informazioni. C'è un problema di selezione dei cosiddetti KPI. C'è un problema di stabilità delle misure. Gli enti si danno obiettivi e poi li cambiano tutti gli anni, il che vuol dire che non riesco mai a capire su un arco di 5 anni come stanno andando le cose, se è meglio o peggio. Terzo, la confrontabilità. Andiamo a cercare i confronti, non sfuggiamo al confronto perché ci può essere utile. Infine, la credibilità delle misure. Sulla credibilità io vorrei farvi vedere questa cosa velocissimamente. Questo è il sito del governo americano, che sul sito del governo americano periodicamente c'è un elenco, vedete, non so se si legge da lontano così, c'è una scritta che dice: mostrami i programmi del governo che stanno performando, performing. E poi c'è una seconda casellina, dice: mostrami i programmi not performing, quindi quelli che non stanno performando. E se voi cliccate su Go, vi si apre sia la lista dei programmi che stanno andando bene che la lista dei programmi che stanno andando male. Ecco, io ho provato negli enti pubblici a cercare soprattutto i not performing, ma per mie limiti di ricerca sicuramente non ne ho trovato tracce. Credo che questo sia importante, perché la credibilità dei sistemi di misurazione e rendicontazione può migliorare le pratiche. Guardate, qua è di nuovo l'INPS misura quell'indice di cui vi dicevo prima, di produttività per dipendente. Qua vedete, lo misura da 20 anni, quindi 1994, qui arriva al 2008. La linea rossa è l'andamento del numero dei dipendenti e la linea blu è il numero di pratiche trattate, che fa vedere che alla fine c'è stata una politica di contenimento del numero di dipendenti e c'è stato quindi un incremento di produttività per dipendente, di numero di pratiche per dipendente. È chiaro che un ragionamento di questo tipo lo posso fare però solo se misuro con costanza e stabilità negli anni indicatori chiave, non se raccolgo a dismisura indicatori che cambio periodicamente, se no non ne vengo più a capo. Ho finito dicendo che dal nostro punto di vista siamo molto convinti che sistemi di misurazione più evoluti, come quelli che vi ho rapidissimamente mostrato, potrebbero migliorare la qualità delle politiche pubbliche e l'efficienza delle nostre amministrazioni. Ripeto, questo è più facile dove c'è più autonomia gestionale finanziaria e, non da ultimo, dove c'è una vera domanda di accountability, chiamatela come volete, del render conto davvero agli stakeholder della qualità dell'amministrare. Se queste sono le condizioni, io sono convinto che in futuro le politiche pubbliche, quindi le decisioni di chi amministra, potranno essere, come dicono gli economisti, un po' più evidence based, cioè un po' più basati su conoscenza dei fatti, lezioni apprese dal passato, indicatori di miglioramento e di peggioramento, non che i numeri facciano le decisioni, ma decisioni sostenute dai numeri sicuramente possono essere decisioni di migliore qualità. Grazie.
Buongiorno a tutti. Per riprendere un concetto che ha appena espresso Giovanni Valotti, quindi in un contesto di quasi mercato, uno di quelli che possono rappresentare lo strumento attraverso cui si crea pressione nella pubblicazione dei risultati può dunque essere la trasparenza. La trasparenza, tra le altre cose, è un concetto che è chiave per il settore pubblico. Sono molte le promesse riposte sia in letteratura sia nella pratica e legate al concetto di trasparenza. Con il concetto di trasparenza ci si promette in un qualche modo di facilitare la riduzione della corruzione. Questo perché l'assunzione di fondo va nell'ottica del dire: se le informazioni sono trasparenti, sono pubbliche, si innesta un meccanismo di controllo sociale che necessariamente agirà sui comportamenti. La trasparenza, peraltro, è vista come uno strumento finalizzato a rafforzare la dialettica democratica. Ultimamente si parla molto di open government, di open data. Alla base di questo concetto c'è una revisione della governance, del ciclo di partecipazione che gli stakeholder, i cittadini in particolare, hanno nella gestione della cosa pubblica. E anche qua c'è un'assunzione di fondo, cioè quella che attraverso informazioni più trasparenti si vada nell'ottica di stimolare la partecipazione, la collaborazione, la discussione da parte dei diversi stakeholder e che questo possa portare a delle scelte, a delle decisioni, anche nella definizione degli obiettivi e poi nelle azioni che ne conseguono, più condivise e dunque questo dovrebbe consentire di recuperare da parte delle amministrazioni pubbliche una legittimazione e la fiducia da parte dei cittadini a il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e le amministrazioni pubbliche stesse. Sono concetti che riguardano in qualche modo ancora l'ambito sistemico, ma come diceva prima Giovanni, in un sistema di quasi mercato sicuramente il terzo punto, quello che riguarda le singole amministrazioni, è quello più rilevante: creare la pressione sui risultati. Un elemento importante è quindi dato dal fatto che comunicare risultati dovrebbe rafforzare il grado di responsabilizzazione e dunque l'accountability degli enti e questo facilitare in un qualche modo ancora una volta quel rapporto di fiducia che è considerato rilevante. Ci sono diversi esempi, prima Giovanni citava appunto Transparency International e l'integrità, il Corruption Index in altri termini. Ci sono diversi esempi che misurano il grado di trasparenza e in un qualche modo danno indicazione rispetto al grado di corruzione, il grado di apertura, il grado di partecipazione e poi anche rispetto ai risultati che si ottengono. E qua ve li vorrei fare vedere. Nella maggior parte dei casi sono riportati da istituzioni internazionali. Questo è il Corruption Index, che in un qualche modo è un sottoelemento di quello che ha fatto vedere prima Giovanni e che fa vedere il posizionamento dell'Italia e il posizionamento del mondo. Rosso e rosso scuro indica alti livelli di corruzione. C'è la mappa delle iniziative di Open Government, quindi esistono tante ricognizioni finalizzate in un qualche modo a mappare che cosa avviene. Questo in particolare lo potete guardare direttamente da Google Map, una delle funzioni che offre Google Map. La ricognizione di tutte le iniziative di Open Government, è mappata anche un'iniziativa per l'Italia, che è quella nazionale. Tra le altre cose è di ieri la pubblicazione dell'ultimo Open Data Barometer del 2013, che ha come finalità quella di mappare da un lato quanto le amministrazioni pubbliche sono pronte a rendere note informazioni che favoriscono quindi la partecipazione e l'elaborazione dei dati da parte dei cittadini e da chiunque voglia in qualche modo elaborarle. Quanto sono implementati i sistemi di open government e quindi siti che raccolgono i dati, che li sistematizzano e che li rendono fruibili. E da ultimo analisi, quanto è efficace, ovvero quanto è in un qualche modo rispettata quella promessa tale per cui se io sono un governo più aperto di conseguenza aumenterà la partecipazione e il livello di fiducia. L'Italia si posiziona, secondo l'ultimo dato, a metà classifica, con una postilla che dice però la qualità dei dati è buona, non supportata da evidenze quantitative, né tantomeno da dati concreti, è semplicemente una evidenza qualitativa.
Da ultimo dicevamo l'accountability, e trattandosi di un convegno sulla spesa c'è un dato legato all'accountability finanziaria, che è l'iniziativa di Open Budget Index, e in un qualche modo questo è un esempio legato alla misurazione del grado di accountability dei governi sull'uso delle riforme. Riguarda chiaramente i governi centrali e riguarda quanti governi centrali danno informazioni legate alle risorse, non solo legate alla formulazione della programmazione finanziaria, le attività in itinere, che cosa avviene successivamente, i rendiconti di metà anno, i rendiconti in itinere, le attività di auditing e i risultati finali. Questi sono i dati del 2012, mi rendo conto che non è leggibile, l'Italia è l'ultimo nella classifica riportata qua, che non significa essere l'ultimo in classifica complessiva. In particolar modo l'Italia ha 60 punti su 100, al primo posto c'è la Nuova Zelanda. Un elemento importante è però legato al fatto che c'è un po' di trasparenza, lo si evidenzia anche dalle relazioni del Fondo Monetario Internazionale, e la trasparenza riguarda alcuni strumenti legati prevalentemente, come ricordava prima Giovanni, alla programmazione nell'uso delle risorse piuttosto che all'efficacia nell'uso delle stesse. E questo è uno degli elementi che giustifica il perché l'Italia ha 60 punti su 100. Una prima considerazione che può emergere quindi guardando a questi dati è che esistono diverse iniziative finalizzate effettivamente a mappare la trasparenza in relazione a quelle che sono le promesse, quantomeno da un punto di vista quantitativo, ovvero vedere quali sono i gradi di corruzione, ovvero vedere quali sono iniziative di open government, ovvero vedere quali sono iniziative di accountability, cioè se ci sono informazioni. Questo è un primo elemento. È un elemento sicuramente necessario dire se si è trasparenti o no, ma non è di per sé un elemento sufficiente. Perché non è un elemento sufficiente? In prima battuta perché non ci dice nulla rispetto all'effettiva opportunità che qualsiasi stakeholder, interno ed esterno, a un'amministrazione pubblica, piuttosto che facente parte di una comunità, ha di poter effettivamente guardare quelle informazioni, fruirne e analizzarne e darne un feedback. Il grado di accessibilità delle informazioni rappresenta dunque un elemento cruciale, e adesso vi farò vedere un piccolo esempio di che cosa si intende con accessibilità, perché in un qualche modo mi dice fino a che punto effettivamente possiamo andare ad analizzare ed utilizzare internamente le amministrazioni pubbliche piuttosto che come stakeholder esterno quelle informazioni per partecipare alla vita democratica di un'amministrazione pubblica. In seconda battuta, se da un lato l'accessibilità è importante, dall'altro lato è importante anche capire quanto la trasparenza di informazioni è in linea rispetto alle aspettative di risultato che i diversi stakeholder hanno nei confronti di un'amministrazione pubblica. Ancora una volta, in un contesto di quasi mercato, ricordava il professor Borgonovi in uno scritto del 96, dove il valore e il risultato non è necessariamente da intendersi nell'accezione contabile di utile, perché stiamo parlando di aziende pubbliche e non aziende di produzione, il concetto di risultato, il concetto di valore si modifica e assume connotazioni differenti a seconda di quelli che sono gli stakeholder che in un qualche modo dobbiamo mappare. Questo perché un comune ha una pluralità di stakeholder che spesso e volentieri ha una visione differente di quello che è il valore dell'attività portata avanti dall'amministrazione pubblica stessa. Ecco allora che questi rappresentano elementi legati alla qualità delle informazioni prodotte e a quanto effettivamente si può, attraverso la trasparenza, rispondere a quella promessa di essere efficacemente in linea con la misurazione e la restituzione di informazioni legate ai risultati. Ma giusto a titolo esemplificativo volevo farvi vedere quanto l'accessibilità è un primo scoglio rilevante al di là dell'effettiva disponibilità di informazioni. E questo è un esempio su un servizio asilo nido, perché Google ci dice che noi di solito stiamo meno di 28 secondi su una pagina se non troviamo le informazioni. E in questo comune è abbastanza semplice arrivarci.
a vedere i risultati di performance. Poi possiamo andarci a chiedere quanto siamo soddisfatti del leggere questi indicatori di performance nella carta dei servizi, ma come avete visto in meno di 3 click siamo arrivati all'informazione. Questo è un comune virtuoso d'Italia, tra l'altro è un comune non necessariamente tra quelli che immagineremmo ai primi posti nell'accessibilità delle informazioni. Ci sono molti esempi però che sono esattamente all'opposto e questo è uno di questi. Si clicca sulle informazioni, si naviga le pagine, si arriva finalmente forse ad arrivare alla pagina sperata ed ecco che cosa succede, pagina non disponibile. E questo è quello che avviene nella maggior parte dei casi se siamo fortunati, cioè se riusciamo ad arrivare all'informazione, perché spesso e volentieri quello che avviene è che c'è la promessa e poi si dice, come in questo caso, ci si rifà alla normativa, ma l'informazione non è pubblicata. L'accessibilità rappresenta dunque un elemento importante, ma ancora di più, diciamo, lo è sicuramente la rispondenza e la coerenza nella rappresentazione delle informazioni rispetto a quelle che sono le finalità per cui si vuole essere trasparenti. Per questo motivo, quello che in qualche modo vorrei rappresentarvi è un'evidenza da un pezzo della ricerca che abbiamo fatto per questo convegno, che è legato appunto a vedere se la trasparenza deve creare una pressione sui risultati, allora deve essere legata a rappresentare quelle informazioni che sono rilevanti per i diversi stakeholder. E quindi di conseguenza abbiamo utilizzato il cubo della trasparenza, che è un framework, un modello che abbiamo sviluppato nel 2012, che si basa su 4 accezioni di valore percepite dai diversi stakeholder rispetto a quella che è l'azione di un'amministrazione pubblica, quale ad esempio il comune. Il comune vuole sapere, uno stakeholder di un comune vuole sapere anzitutto come il comune persegue le finalità istituzionali e quindi la dimensione istituzionale, ma vuole anche sapere come il comune utilizza le proprie risorse e quindi un'accountability finanziaria, come eroga i servizi e in che modo i politici stanno effettivamente mantenendo le promesse della campagna elettorale. Ma dicevo prima, le informazioni possono essere pubblicate con diversi gradi di coerenza rispetto agli obiettivi. Un primo grado è semplicemente quello del pubblicare le informazioni e quindi informazioni di natura statica che sono sempre sul sito. Un secondo elemento è quello del periodicamente aggiornare indicazioni sui risultati e quindi la performance, l'effettivo contributo al raggiungimento dei risultati che va in linea con quanto presentato nel modello evidenziato dal professor Valotti. In terzo luogo è quello del dare feedback, del dire perché si sono raggiunti i risultati e perché non si sono raggiunti. E questa è la profondità della trasparenza. Un secondo elemento è sempre quello dell'essere accessibili e dell'essere interattivi. Questo perché solo così si raggiungono quegli obiettivi di maggior livello di fiducia legati a una partecipazione concreta. Questa analisi che abbiamo fatto più volte l'abbiamo ripetuta recentemente. L'obiettivo era quello di misurare il grado di accessibilità, utilità delle informazioni pubblicate online sui comuni capoluogo di provincia attraverso i siti istituzionali. Un'analisi che abbiamo fatto tra luglio e ottobre 2013. E questo è un po' quello che emerge. Tra questi comuni ci sono le città metropolitane, ma ci sono anche i comuni delle nuove province della Sardegna, che sono molto diversi per dimensione e per complessità. Un elemento importante è che, per quanto riguarda quelli che da cittadini ci si aspetterebbe essere le dimensioni più rilevanti, legate all'uso delle risorse e legate all'erogazione di servizi, qua vedete che sono quelli in un qualche modo meno trasparenti, cioè sono le informazioni meno pubblicate. Ma qual è l'accessibilità di queste informazioni? Se vi ricordate, la trasparenza finanziaria riguardava circa il 28%, cioè circa il 28% dei comuni capoluoghi pubblica informazioni legate all'uso delle risorse. Poi andiamo a vedere quali sono. Di queste, nella maggior parte dei casi, sono informazioni statiche. Informazioni statiche legate ad esempio al bilancio preventivo e consuntivo e quello di natura pluriennale. Statiche perché non commentate, perché non danno la possibilità di verificare come si evolvono rispetto all'andamento e al funzionamento dell'amministrazione. Il 27% delle informazioni con bassa accessibilità fanno riferimento ad informazioni legate ad esempio al PEG, il piano esecutivo di gestione,
che è lo strumento di programmazione operativa attraverso cui i comuni in qualche modo dichiarano come intendono definire e perseguire gli obiettivi legati all'erogazione di determinati servizi. Qual è la profondità delle informazioni? Beh, ancora una volta, nella maggior parte dei casi, il 70%, le informazioni sono di natura statica, sono poco dinamiche, poche sono le amministrazioni che pubblicano risultati in termini quantitativi, pochissime sono quelle che danno indicazioni di natura qualitativa. E quindi molto poche sono le amministrazioni, se guardiamo alla sola dimensione finanziaria, che danno indicazioni legate alla performance economica, piuttosto che all'uso delle risorse, piuttosto che fanno un andamento storico rispetto a qual è stato l'uso delle risorse nel tempo. E molto poche, al di là degli obblighi di legge, sono le informazioni legate a fornire commenti circa le motivazioni per cui si sono ottenuti determinati risultati rispetto ad altri. Guardando più nel dettaglio ai dati, quello che emerge è che la dimensione istituzionale in un qualche modo racchiude prevalentemente gli obblighi di legge e il che cosa fa l'amministrazione. Allora, ci sono però modi innovativi di rappresentare queste informazioni. Lì c'è l'esempio del Comune di Parma, che sulla stessa pagina evidenzia quelle che sono le priorità legate al mandato istituzionale. Per quale motivo? Perché ciascun comune, per legge, deve offrire circa 800 e passa servizi. Allora voi capite che tutti i servizi sono rilevanti, ma con una rappresentazione di questo tipo, grafica, molto immediata, il Comune di Parma dichiara quali sono i 6 ambiti prioritari rispetto alle funzioni attribuite per legge. Per quanto riguarda invece gli obblighi di legge, abbiamo diverse normative che soprattutto recentemente sono intervenute facendo pubblicare e caricando ulteriormente le amministrazioni di oneri legati alla produzione di informazione. C'è l'anticorruzione, piuttosto che il decreto Brunetta, piuttosto che ce n'erano altre che addirittura erano precedenti. Questo riguarda in qualche modo l'accesso ad alcune informazioni che in passato riguardavano per esempio indicazioni legate alle consulenze, i servizi consulenziali, gli affidamenti ad alcuni soggetti. Con Brunetta hanno anche riguardato informazioni legate al funzionamento interno dell'amministrazione, gli incarichi, i curriculum dei dirigenti, piuttosto che le loro retribuzioni. Con l'anticorruzione l'obiettivo era proprio quello del guardare alla trasparenza nella gestione degli appalti, eccetera. L'elemento importante è quante queste informazioni però consentono di raggiungere o di contribuire al raggiungimento di quei risultati, fermo restando che, come vedete, sui comuni capoluogo di provincia, che dovrebbero essere quelli in qualche modo più attenti e più innovativi, queste informazioni non necessariamente sono presenti nonostante gli obblighi di legge. Quale accessibilità dunque? Beh, se guardiamo le informazioni di natura politica, ci sono diversi elementi. Come si può migliorare la partecipazione? Se guardiamo la partecipazione, la responsabilizzazione politica riguarda il fatto che un sindaco, piuttosto che gli assessori, pubblicano le proprie priorità di mandato e in un qualche modo nel tempo devono dare indicazioni rispetto a come stanno raggiungendo queste priorità e quali sono le azioni che pongono in essere e se cambiano le priorità, perché lo fanno e in che modo. Da questo punto di vista vedete che i dati ci dicono che fino a dire chi sono i rappresentanti queste informazioni le troviamo, ma quando andiamo nel merito del capire quali sono le priorità, come vengono in qualche modo governate e quali sono i risultati ottenuti durante un mandato di un rappresentante eletto dai cittadini, queste informazioni tendono in un qualche modo a non essere più pubblicate, non essere più accessibili. Ci sono alcuni siti che recentemente, questo è il caso del Comune di Milano, hanno offerto indicazioni positive, ovvero ad esempio dando la possibilità di seguire online i lavori del Consiglio, i lavori della Giunta. Ecco, le registrazioni sono poi disponibili in alcuni casi mentre non lo sono in altri, ma non vi è mai una sistematizzazione finale che rappresenti in modalità sintetica e semplice per la comprensione di un utente esterno quello che è stato discusso e quelle che sono le principali decisioni prese. Andando avanti ed entrando poi nel merito degli aspetti più rilevanti, quindi
pressione sui risultati in termini di servizi e in termini di uso delle risorse, questo è il caso della trasparenza dei servizi. È stato considerato gli asili nido perché sono uno dei 3 servizi prioritari per la popolazione italiana. Se guardate, il 72% pubblica informazioni generali rispetto al fatto che offrono questo servizio. Nel 44% dei casi ci sono informazioni su come vengono erogati questi servizi. Nel 20% dei casi ci sono informazioni legate alla performance di servizio. Ad esempio, sapere qual è la percentuale di bambini che non viene ammessa, piuttosto che sapere con quale frequenza vengono consegnati i pasti caldi, piuttosto che sapere qual è il rapporto tra alunni e insegnanti e in che modo e se questo si discosta rispetto a quanto previsto dalla normativa piuttosto che dalle direttive. Mai ci sono indicazioni, solo nell'8% dei casi, rispetto a se questi scostamenti ci sono stati, per quale motivo sono avvenuti. Vi faccio un esempio di un comune importante per tanti motivi in Italia, che è quello più trasparente da questo punto di vista, che dà informazioni legate alla responsabilità di procedimento, che è un'informazione obbligatoria per legge, ma che dà anche indicazioni legate alle attività erogate, a come misura le attività erogate, quindi indicatori di quantità, e che dà anche indicazioni legate all'efficacia dei servizi. Questo è il comune di Palermo, è uno dei pochi comuni che entro 3 click offre queste informazioni in Italia. Nella maggior parte dei casi poi c'è un problema di accessibilità e l'accessibilità è legata al fatto del dove sono collocate queste informazioni. In molti casi le informazioni vengono recepite dal sito, in altri casi sono all'interno della carta dei servizi oppure del piano delle performance. La qualità del piano delle performance è in notevole miglioramento, la qualità delle carte dei servizi molto spesso sono documenti in PDF della lunghezza media di 200 pagine e quindi rende molto difficile in un qualche modo accedervi. Per quanto riguarda invece l'uso delle risorse, se vedete, raggruppando i comuni per le aree geografiche non c'è molta differenza, ma se invece andiamo a vedere, e quindi mediamente, se guardiamo alla dimensione finanziaria, mediamente i comuni sono trasparenti sulla dimensione finanziaria per un 30%. Ma se entriamo nel dettaglio della dimensione finanziaria e andiamo a vedere da un lato se sono pubblicati dati di bilancio, da un lato se sono pubblicati indicatori di natura economica rispetto all'uso delle risorse, dall'altro lato se ci sono dati e documenti legati a iniziative di audit, di controlli e di monitoraggio, oppure se ci sono informazioni qualitative che rendono più accessibili le informazioni, quale un glossario del che cosa significano determinati indici per i non addetti ai lavori, vediamo un comportamento molto interessante del centro rispetto alle altre aree dell'Italia. Ovvero il centro tende ad essere molto più prolisso nella produzione di indicatori di natura economica. Arriviamo fino a 250 indicatori. Questo pone una serie di considerazioni. Da un lato, quanto è sufficiente, quanto è necessario e quanto è utile. Non è detto che il centro sia necessariamente più bravo rispetto al nord, al sud o alle isole. Va valutato rispetto al fatto del quanti significative sono gli indicatori che vengono prodotti. E in molti casi anche per gli stakeholder interni, perché non dimentichiamoci che la trasparenza è in primo luogo verso i dipendenti di un'amministrazione pubblica o soggetti quali voi, di un'utenza qualificata nel relazionarsi con l'amministrazione pubblica, che devono supportarne le decisioni e supportarne le attività. Avere a disposizione troppe informazioni non è necessariamente un bene, anzi spesso una perdita di tempo, soprattutto se non si ha una chiave di lettura per poterne navigare. E la chiave di lettura, in un qualche modo, si potrebbe ricercare nella definizione di un set minimo di indicatori, di benchmark, che consentirebbe in questo caso invece di facilitare la mappatura e la analisi della documentazione. Questo è un esempio, giusto per darvi un'idea del fatto che in realtà esistono comuni che
hanno non solo una trasparenza importante da un punto di vista quantitativo, ma anche di natura qualitativa, proprio per entrare nel vivo di quanto si diceva prima, legato alla stabilità delle misure. È il Comune di Genova, che tra l'altro ha vinto l'Oscar di bilancio nel 2012, che rappresenta, per quanto riguarda gli indicatori finanziari ed economici generali, anche il trend degli ultimi 3 anni e che quindi dà la possibilità, da un lato, di avere mantenere degli indicatori stabili e dall'altro lato di consentire analisi in un qualche modo nel tempo longitudinali rispetto all'andamento del proprio uso delle risorse. Dicevamo quindi, ma questo ci racconta in un qualche modo il grado di trasparenza delle amministrazioni pubbliche locali italiane limitate ai capoluoghi di provincia? E di fatto la nostra analisi ci ha detto alcune cose. Anzitutto ci ha detto che siamo più trasparenti sulla dimensione istituzionale e la dimensione istituzionale, vi ricordavo prima, comprende anche tutti quegli adempimenti di trasparenza legati ad obblighi di legge. Poi siamo trasparenti nel dire chi sono i nostri politici, non necessariamente nel raccontare quanto fanno bene o quanto fanno male. Poi siamo trasparenti nel dire che servizi eroghiamo, ma non necessariamente nel dare indicazioni rispetto alla performance che otteniamo nell'erogare questi servizi. E infine siamo trasparenti nel dare informazioni rispetto all'uso delle risorse che stanziamo e non necessariamente rispetto alla bontà con cui le utilizziamo. Questo però non ci dice molto rispetto a in che modo queste informazioni sono considerate di valore per gli stakeholder. Allora, l'ultima parte della ricerca che abbiamo fatto è stata proprio quella dell'andare a capire quali sono le informazioni legate al funzionamento, all'attività e ai risultati di un comune che lo stakeholder principale, il cittadino, vorrebbe vedere rappresentate. E abbiamo diviso il campione in una popolazione più giovane, anche perché, come avete visto, l'analisi è basata prevalentemente su dati legati ai siti internet, tra popolazione sotto i 30 anni e sopra i 30 anni. Una popolazione tra i 20 e i 30 anni, stranamente, dice che è molto interessata all'uso delle risorse, stranamente avendo ben presente gli studenti della Bocconi, e quindi sono piacevolmente stupita dalla cosa. Quindi sono interessate a sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche, sono interessate a sapere in che modo la politica risponde alle promesse fatte durante la campagna elettorale, sono interessate a sapere come funzionano i servizi, e questo dato è un po' viziato dal fatto che, come ricorderete, abbiamo preso in considerazione gli asili nido, quindi è auspicabile che persone tra i 20 e i 30 anni, prevalentemente studenti universitari piuttosto che persone che stanno creando una famiglia, non necessariamente sono interessati agli asili nido, quindi questo dato potrebbe anche essere viziato dalla scelta effettuata rispetto al servizio stesso. Non sono interessate a sapere che cosa fa un'istituzione come il comune perché credono di saperlo. Se modifichiamo il campione e guardiamo ai cittadini sopra ai 30 anni, in primo luogo sono interessati a sapere fino a che punto i politici rispettano le promesse che hanno fatto e fino a che punto rispettano gli obiettivi di mandato. Poi sono interessati a sapere come lo fanno, con quali risorse, in che modo le utilizzano. Infine sono interessati a sapere quali sono i servizi erogati. Se facciamo la media di tutti quelli che sono i dati, quindi guardiamo al campione senza distinzione di fasce di età, questo è quello che emerge. La dimensione finanziaria, ovvero informazioni legate a come vengono utilizzate le risorse, è considerato dal campione considerato come un elemento prioritario. In secondo luogo, questo è agganciato alle strategie politiche e all'erogazione di servizi di natura ordinari. Allora, se vedete, per tornare alla premessa iniziale e andare verso le conclusioni, la trasparenza può eventualmente rappresentare uno strumento per raggiungere risultati in termini di responsabilizzazione dell'ente, se agganciata agli obiettivi che l'ente si pone e ai valori percepiti
rispetto agli obiettivi definiti da parte degli stakeholder principali. In primo luogo, quindi, quello che emerge da questa analisi legate alla necessità di utilizzare la trasparenza come strumento per creare pressione sui risultati è che l'efficienza, la trasparenza misurata non è necessariamente efficiente. Per quale motivo non è necessariamente efficiente? Perché gli stakeholder, come vedete qua, non necessariamente, prima colonna, riescono a avere accesso alle informazioni che considerano prioritarie, ovvero non necessariamente riescono ad avere accesso alle informazioni di natura finanziaria, dato che sono quelle meno pubblicate. In secondo luogo, quindi, non potranno valutare ciò che ha fatto la pubblica amministrazione. Ma se guardiamo all'efficacia dell'informazione, poi, si pone un altro problema. Attualmente le informazioni pubblicate non sono necessariamente in linea rispetto a quelli che sono gli scopi. E quindi essere efficacemente trasparenti deve necessariamente, in un qualche modo, implicare definizione di obiettivi e di target di risultato tra loro coerenti e in linea con il mandato dell'amministrazione e con i valori percepiti dagli stakeholder principali. Questi devono essere comunicati e resi trasparenti, ma non è di per sé sufficiente farlo. Una volta resi trasparenti, devono essere monitorati, misurati e resi noti. Quindi si parla di profondità della trasparenza. E a quel punto possono essere analizzati dagli stakeholder interni per supportarne le decisioni. E si può decidere quali e quante informazioni rendere noto anche agli stakeholder esterni. Un primo elemento da considerare è appunto il fatto che in tutto il concetto dell'analisi del concetto di trasparenza ci si dimentica sempre che il primo stakeholder è lo stakeholder interno, cioè è il decisore che può, nella facoltà del proprio ruolo e delle proprie attività, modificare in itinere ciò che fa l'amministrazione pubblica. E poi c'è sicuramente l'utente finale come altro stakeholder. Il problema vero è che se queste informazioni non sono prodotte, non sono accessibili né allo stakeholder esterno né tantomeno allo stakeholder interno. E quindi di conseguenza questo può avere una valenza maggiormente negativa rispetto alla capacità da parte dei manager pubblici oggi di prendere decisioni coerenti rispetto all'uso delle risorse per spendere meglio e per raggiungere i propri obiettivi. Da ultimo, una proposta potrebbe essere quella, sapendo che la trasparenza ha un costo e che non si può essere trasparenti a 360 gradi su tutto, al di là degli obblighi di legge che vanno sicuramente rispettati, è quella di definire obiettivi e iniziative di trasparenza coerentemente rispetto agli obiettivi prioritari dell'ente e alla percezione di valore data dagli stakeholder. Qui abbiamo mappato solo i cittadini, ma ricordo ancora che gli stakeholder interni e le imprese e l'utenza qualificata quali voi rappresentano altri stakeholder rilevanti da tenere in considerazione. Grazie. Ringrazio Giovanni Velotti e Greta Nasi per questa bellissima e interessantissima relazione che ci hanno fatto. Ci hanno dimostrato che tutto sommato, se si vuole, si possono ottenere degli ottimi risultati, si può sicuramente migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Tra l'altro si toglierebbe l'alibi a quei tanti che dicono: ma se io sapessi dove vanno a finire i miei soldi pagherei le tasse, quindi magari si potrebbe anche raccogliere qualche cosa in più.